Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati qui con la carriera di Pietro Iammello. Prima di iniziare ragazzi volevo ringraziarvi per il traguardo raggiunto dei 30 like, anzi ne avete messi ben 47. Quindi vi ripropongo una nuova sfida perché voglio puntare sempre più in alto. Quindi se questo video arriverà a 50 like vi porterò subito il prossimo episodio. Ora, detto questo, andiamo a giocare questa partita contro il Genova. Veniamo da una forma eccellente, smagliante, dopo la doppietta alla Juve. Quindi siamo belli carichi, speriamo di continuare a segnare più che altro e di fare bene. Anche se a Genova so che non sarà facile. Ed eccoci qua, tutto pronto a Luigi's Ferraris. A Luigi's Ferraris. Stiamo diventando un po' spagnoli, vabbè. Comunque eccoci qua a Luigi Ferraris per Genoa Sassuolo. Allora, la nostra posizione è decima, 31 in caso di vittoria. Penso che è sconfitta dalla Roma. Ci avviciniamo leggermente. Sì, vai, dimmi da Fred. Iammello, dai Iammello, Iammello, Iammello. Dentro per De Frel, il tiro, cioè il colpo di testa, però era lentissimo, però un buon passaggio. Iammello, ancora lui, Iammello, vuole fare tutto da solo, Iammello, prova il tiro, Iammello, madonna, Perin, che cazzo ha preso? Mamma mia, che azione di Iammello. Mezza squadra si è fatta e poi Perin, un ottimo portiere, Perin. Dice di no, nega il gol. La gioia di Iammello, che però lo vuole fare ora. No, ma che buona. Forse che la riprendiamo. Sì, Iammello, ci prova dalla distanza Iammello, ancora Perin. Non ci credo. Voglio dire niente, dai. Mamma mia, ancora Perin. Gli dice di no. Iammello protegge per la con il corpo. Appoggia per Lirula. Lirula per Sezzi. Iammello, e il tiro di Iammello. Una merda sto tiro, però un ottimo Pietro Iammello. E intanto finisce qui il primo tempo. Sassuolo perfetto. Un'ottima partita anche da parte nostra. Ma il Genoa assolutamente non si sta vedendo da queste parti. Anzi, lo sta salvando Perin, perché ha fatto due parate sui nostri tre tiri, una più bella dell'altra. Dai che buona. Iammello vede Mazzitelli il tiro. Alto. Berardi per Iammello. Iammello per Estulo. Però vuole andare. Iammello, no, col fisico non ce la fa e si procura un ottimo fallo. Anche se a mio avviso penso che non era fallo. Cioè, non ho visto niente di male. Comunque, Berardi la mette in mezzo. Sì, Iammello, no, non ce la fa. Sì, vedimi, è buona. Iammello. Appoggia, no, che cazzo ho fatto? Non lo so nemmeno io. Appoggia Ragusa. No! Ho sbagliato tutto. Ancora noi però. Iammello ci prova col sinistro. Calcio di rigore. L'ha presa con le mani. Calcio di rigore. Un tiro che forse non impensieriva minimamente. Perin. Ma la prende con le mani. E ora c'è lui. Domenico Berardi. Anche se Perin mi fa paura. Tutto pronto. Alla battuta. Parte Domenico Berardi. Il tiro rete. Vantaggio Sassuolo. Finalmente. Fino a che cazzo fa Iammello da solo? Finalmente il Sassuolo passa in vantaggio qui a Luigi Ferraris. Perin purtroppo viene battuto perché stava letteralmente salvando la sua squadra. Questa vittoria ce la stiamo meritando nettamente. Rivediamo il rigore. Perfetto. Sì. Ragusa per Iammello, vede Ragusa, ci può provare, il tiro di Ragusa, ancora Perin, non ci credo, ancora Perin, nega il gol. Ottimo passaggio di Iammello, che poi Ragusa si riesce a smarcarsi bene. E Perin gli dice nuovamente di no. Ora calcio d'angolo, abbatte corta, Pezzella c'è Berardi. Berardi appoggia dietro per Iammello. Iammello è chiuso però. Iammello, una fortuna, un rimpallo, Duncan, non si capisce più niente. Ancora lì la palla però.
Magnanelli, Magnanelli per Iammello. Iammello, mamma mia, nasconde bene la palla. Iammello, no, se facevo questo gol era troppo bello. Iammello appoggia per Missiruli. Missiruli, un rimpallo per Iammello. Iammello dentro per Missiruli, il tiro di Missiruli. Mamma mia, che Sassuolo. Duncan, ancora lì. Sì, è buona. Madonna, che passaggio di merda. Finisce così la partita, 1-0. Risultato falso perché meritavamo molto di più, però siamo riusciti a segnare con Berardi su calcio di rigore. Niente ragazzi, purtroppo ci è mancato solo il gol, ma abbiamo fatto un'ottima prestazione con 8,1. Dei passaggi perfetti per i nostri amici, però abbiamo anche fatto dei tiri belli, ma Perin purtroppo non ci ha dato questa gioia di segnare. Comunque sia un Sassuolo che dopo la vittoria della Juve ci sta andando molto ma molto forte. Ora ci aspetta il Chievo Verona, che sono... Ok ragazzi, eccoci qua con il Chievo Verona. Speriamo di segnare almeno in questa partita. Ed eccoci qua in questa giornata caldissima al Mappi Stadium. Si affrontano Sassuolo, Chievo Verona. Radanovic, occhio per De Guzman. De Guzman allarga per Cacciatore. Occhio a Cacciatore che la può mettere in mezzo. No, ma guarda là. Vedi là, madonna mia, Hamid. Come cacchio si chiama lui, non lo so, Hamid. Senti, vede Iammello. Iammello, prova il tiro a giro. Iammello traversa. Poi, ancora lui. Non ci credo. Traversa. De Fre, Berardi, è buona. La può mettere in mezzo. C'è Iammello di testa, madonna, che cazzo di tiro hai fatto. Può ripartire Iammello allarga subito per De Frel. È un ottimo passaggio. De Frel, attenzione, si fa chiudere, però no, riesce a superarlo. Prova a metterla in mezzo. Come cavolo l'ha messo. Finisce così il primo tempo, 0-0. Un'occasione per parte, diciamo. Non è che abbiamo avuto chissà quante occasioni. Forse lui la traversa, ma niente di che. Secondo me possiamo fare molto 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 di meglio. Grande Iammello, recupera benissimo questa palla. Iammello appoggia dietro per Berardi. Ancora lui, Berardi, appoggia per Iammello. Ci prova Iammello, che tiro di merda, ha tirato col sinistro però. Iammello, vede che... No, Lirula, grande Lirula, che mette in mezzo Berardi. No, cosa ha sbagliato Domenico Berardi? Non ci credo. Era leggermente difficile, però secondo me poteva fare molto di meglio. Iammello, può ripartire il Sassuolo con Berardi. Berardi sulla fascia, però non c'è nessuno. Ancora lui, Berardi, lo riesce a saltare. Mette in mezzo. No, prego la nostra. Da Can il tiro alto. Madonna, quando era bello se segnavamo al 90esimo. Niente da fare, finisce così questa partita 0-0, una partita brutta, mi ha fatto poco, anche noi abbiamo giocato malissimo, però 6,7. E niente di che ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre invito a lasciare un like, commentare, condividere e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, supportate questa serie così come state facendo. Ora vediamo, voglio solo vedere se... Non penso che siamo schierati. Comunque gli obiettivi li abbiamo quasi portati tutti al termine, tranne l'assist, che purtroppo nella partita contro il Genoa abbiamo cercato di fare, ma Perin non ha voluto. E niente ragazzi, simuliamo questa partita di Europa League contro il Porto. Vediamo che facciamo, perché almeno la chiudiamo dopo con... Cioè vorrei vedere se siamo schierati titolari con l'Udinese. Vediamo un po' Porto Sassuolo che si fa. 2-1 al Porto, si sapeva che non era facile. Vediamo un po' contro l'Udinese cosa facciamo. Allora, ecco, vabbè, i soliti obiettivi. Ora abbiamo Udinese, Milan, Crotone e Bologna. Delle belle partite, quindi siamo pure titolari. Voglio vedere solo la nostra situazione in classifica. Siamo decimi a 35 punti, se non mi sbaglio, sì, 35 punti. E abbiamo subito dopo, cioè abbiamo due scontri diretti, Udinese e Milan, per salire la china dalla classifica. Ok ragazzi, il video termina qua. E niente, non so che dirvi, mi raccomando,
come ho detto prima, supportate questa serie così come state facendo. Vi ricordo i 50 like e bella a tutti.